Stonks, una partita molto equilibrata, 2-1 allo scadere del primo tempo hai fatto quello tu. Per me stai giocando molto bene, esalti l'uomo, stai creando la superiorità numerica che serve una partita comunque molto chiusa come quella di oggi. Che ne pensi? Il secondo tempo cosa deve fare per riuscire a mantenere questo vantaggio? Per dobbiamo giocare come stiamo giocando, non stiamo facendo fare quello che vorrebbero gli avversari, marcando da uomo. Stiamo giocando grande e bene. Dobbiamo continuare così perché abbiamo molto visibilità. In bocca al lupo, insomma. Siamo qui alla fine di questa bellissima partita tra Loreal Madrid e Stonks City, finita 5-4 per Loreal. Parliamo prima di Mary Jolly. Beh, oggi comunque insomma il reparto offensivo l'hai gestito tutto da solo, si può dire anche forse quello difensivo, hai fatto un po' tutti i gol, hai impostato assist. Purtroppo siamo venuti con la squadra di Cimato. Ah, sì, infatti. Tre quarti della squadra non c'erano, chi per infortunio, chi per altro. Abbiamo giocato lo stesso male, che comunque abbiamo giocato male, però almeno siamo riusciti a portare il gol. Va bene, diamo in bocca al lupo per le prossime allora. Giunta, tu hai fatto una bellissima partita, si può dire, comunque ci hai creduto fino alla fine, purtroppo anche un po' di sfortuna, si può dire, non sei riuscito a portare il risultato a casa. Comunque loro teoricamente sono un'ottima squadra, anche se mancava qualcuno. Alla fine tutto sommato è importante la prestazione oggi, no? Sì, io sono capitano, quindi devo credere fino alla fine, però la fase difensiva se mi schifo. Ci mancava un minuto la cosa. Onesto. No, sono onesto. Sto colpa la difesa per essere sì. Però oggi mancava anche a voi un minuto, è comunque importante, sì. Cioè, va bene, in bocca per le prossime.